parliamo di calciomercato. Siamo entrati nel vivo della campagna trasferimenti estiva per il Pescara. Tante operazioni già concluse e altre in via di definizione. Massimo Profeta, allora facciamo il punto alle 14.29 di questo mercoledì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Naturalmente sono tre le operazioni già definite in ordine cronologico. Intanto Nicolò Squizzato, mediano centrale, di cui abbiamo già parlato con notizia di particolari nelle settimane scorse, classe 2002, ha giocato nel Renate, nella Juve Stabia, di proprietà dell'Inter, arriva a titolo definitivo all'Inter, viene riconosciuta una percentuale del 40% sulla rivendita futura. Eccolo qui il giocatore di cui stavamo parlando, Niccolò Squizzato. Per quanto riguarda invece le notizie di ieri sera e di questa mattina, intanto si è sboccata la trattativa per l'Estone Tujov, classe 2001, Tujov, che dir si voglia, poi capiremo quando conosceremo personalmente questo giocatore. Una mezzala di struttura e di grande qualità, giocato nella Spalla in Serie B nell'ultima stagione, due anni fa, 2021-22 nella Carrarese. Diciamo che può anche agire da trequartista, Carmine, perché Totò Di Natale lo ha impiegato anche tra le linee, sicuramente un giocatore di qualità. Contratto triennale come per Squizzato, le visite mediche programmate per venerdì 14 luglio, il 16 comincerà la preparazione per Merola, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, non c'è intesa totale, perfetta, diciamo così, con l'Empoli che è proprietario del cartellino. Non si accontenta l'Empoli della percentuale sulla rivendita futura del calciatore, che però vuole fortissimamente Pescara, vuole tornare alla corte di Zeman. È un'operazione che si farà, basterà aspettare qualche giorno. Ricordiamo, Merola, la classe 2000, firmerà un contratto triennale. Il suo vice sarà un giovanissimo, Michele Masala, classe 2004, appena svincolato dal Cagliari, è un esterno mancino e un clone, per far capire bene a coloro che sono in visione d'ascolto, proprio di Merola, sia come movenze, come caratteristiche e naturalmente come ruolo. Ha giocato nel Cagliari, ha fatto tutta la trafila, anche collezionato presenze nell'Under 16, nazionale Under 16 e nazionale Under 18 azzurra. Ha giocato con De Sogus, che De Licari sta provando di riportare a Pescara a titolo definitivo, probabilmente ci riuscirà, ma anche con Luvumbo, che è un giocatore che si è messo in luce quest'anno, classe 2002, nel Cagliari, che è stato promosso in Serie A, allenatore Ranieri. Insomma, sicuramente un giocatore di cui si è parlato molto bene, è stato appena svincolato dal Cagliari e vedremo, lo dobbiamo comunque conoscere. Le altre trattative, c'è da dire anche di Pierno, questo nome nuovo che è uscito proprio nelle ultime ore, Roberto Pierno, un terzino destro, classe 2001, di proprietà del Lecce, nelle ultime due stagioni ha militato nella Virtus Francavilla, circa 60 presenze in Serie C, ha giocato sempre come quinto, a dire il vero, come terzino destro, ma indifferentemente può ricoprire anche la fascia mancina, può, insomma, gioca con entrambi i piedi. È un giocatore che piace moltissimo a De Licari, c'è già l'accordo con il procuratore, bisognerà cercare di patrimonializzarlo, infatti De Licari cercherà di prenderlo a titolo definitivo dal Lecce. Attenzione a Russini, perché la trattativa si è un po' complicata nelle ultime ore. Allora, c'è l'accordo con il Padova, stiamo parlando di un esterno d'attacco che predilige la fascia sinistra, piede destro, naturale, classe 96, 27 anni appena compiuti, 200 presenze in C, di proprietà del Padova, e in uscita dal club patavino, perché il Padova di Torrente opterà per il 3-5-2, dunque avrebbe poco spazio lui che è un esterno. C'è l'accordo totale con il Padova, io ho parlato personalmente, Carmine, con Massimiliano Mirabelli proprio nella giornata di ieri, mi ha detto non ci sono problemi, so che bisogna risolvere qualche, bisogna limare, diciamo, qualcosa tra domanda e offerta per quanto riguarda appunto l'ingaggio del calciatore. Infatti è così, perché nelle ultime ore è piombato addosso a questo giocatore proprio il Catania, che è un sodalizio molto ambizioso, ricordiamo il presidente italo-australiano Ross Pelligra, e quindi bisognerà aspettare qualche ora. Attenzione anche al portiere, perché Borra ha firmato per l'Arezzo, era uno dei papabili o presunti tali a ricoprire il ruolo di portiere nel Pescara, ha firmato un contratto biennale con il neopromosso Arezzo. A questo punto Plizzari è ancora del Pescara, ma bisognerà capire quale sarà il destino dell'ex giocatore del Milan, l'ex portiere del Milan. A Daniello non è stato rinnovato il contratto ed è vicinissimo a firmare con il Cerignola, del neotex
tecnico Ivan Tisci, ex biancazzurro, al pari di Vincenzo Lambertini, che sarà il suo secondo, e quindi facciamo anche in bocca al lupo sia a Tisci che a Lambertini, che sono i nuovi allenatori del Cerignola.